Pure Romeo ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Ringraziamo il Ministro Speranza. Ci rivolgiamo a tutti i colleghi del Governo, i colleghi della maggioranza, della minoranza. Noi la ringraziamo, Ministro, per essere venuto tempestivamente qui in aula a riferire per comunicazioni sul futuro di quello che un po' riguarda la questione dell'andamento della pandemia nel mondo. Condividiamo il fatto che il nemico non sia stato sconfitto. Abbiamo preso atto che i contagiati infatti nel mondo sono raddoppiati e condividiamo quando lei dice non possiamo abbassare la guardia e su questa questione non dobbiamo assolutamente dividerci. Noi ci permettiamo di aggiungere anche che non possiamo pensare di poter essere comunque, quantomeno non possiamo più permetterci di essere impreparati, qualora noi chiaramente non ce l'auguriamo, ci trovassimo di fronte ad una seconda ondata, un'ondata di ritorno. Insomma, i tecnici, gli scienziati sono più bravi sicuramente di me a definire quello che potrebbe ricapitare. E a nostro giudizio, anziché emettere nuovi DPCM che possono, e l'abbiamo detto più volte, anche rischiare di ledere quelle che sono le libertà personali, e anziché pensare, questo è l'invito che noi facciamo al Governo, di prorogare lo stato di emergenza, che rischia di diventare più che altro un meccanismo un po' per garantire la salute al Governo e quindi garantire la poltrona a Conte per i prossimi mesi più che garantire la salute dei cittadini, noi gradiremmo che lei, o Presidente del Consiglio, ma va benissimo anche lei, rispondesse a un'interrogazione che noi abbiamo fatto, abbiamo presentato settimana scorsa, che è la numero 03768, che a firma del gruppo della Lega, che chiede sostanzialmente se il Governo ha, insieme alle regioni e insieme agli enti locali, di fatto preparato e predisposto un piano di prevenzione pandemica. Perché vede, il modo migliore per evitare di spaventare la popolazione e invece di prepararla e di tranquillizzarla è quella di dire al Paese che il Governo, insieme alle regioni, insieme a tutti gli enti preposti, ha un piano di prevenzione e soprattutto lo si confronta con questo piano, con il Parlamento, con tutti i cittadini per renderlo noto, in modo tale che ognuno sappia come ci si deve comportare di fronte a, per esempio, all'esplosione di nuovi focolai. Possiamo garantire al Paese che non ci sarà un nuovo lockdown, ma che per contrastare eventuali nuovi focolai verranno, per esempio, istituite le microzone rosse, perché non possiamo più permetterci di chiudere tutte le imprese? Questo sta scritto da qualche parte. Altra questione, abbiamo questa volta tutti gli strumenti per garantire protezione ai nostri cittadini? Faccio l'esempio, abbiamo fatto scorte di farmaci, abbiamo fatto scorte di bombole d'ossigeno, abbiamo fatto scorte di saturimetri, abbiamo fatto scorte di tamponi, abbiamo fatto scorte di reagenti, abbiamo i test sierologici, abbiamo le mascherine, abbiamo le aziende in grado di produrre tutto questo? Siamo pronti per evitare che succeda? Guardate, allora, quello che chiedo io, evitando di creare le solite contrapposizioni, e io su questo sono assolutamente, l'ho detto più volte, d'accordo con qualcuno della minoranza che è intervenuto dicendo evitiamo di fare, anziché continuare ad accusarci uno con gli altri, il nostro intervento è prevalentemente costruttivo, cerchiamo di imparare dagli errori che sono stati fatti. Allora, anziché mettere in contrapposizione il Governo con le regioni,
all'inizio dell'intervento ho detto abbiamo fatto un incontro per fare in modo che ci sia una sinergia e una collaborazione tra tutti gli enti preposti, perché se dobbiamo affrontare una pandemia sarebbe stupido mettersi a litigare tra vari enti. Lavoriamo tutti insieme, a prescindere dall'articolo 116 della Costituzione, il federalismo, l'autonomia differenziata e quant'altro, il titolo quinto. Lavoriamo insieme in questa direzione. Questa è la domanda che sto facendo io. Evitiamo di continuare a fare polemiche con la Lombardia, il Veneto, l'Emilia e quest'altro. Ognuno dice la sua, però non facciamo un servizio al Paese. Stiamo facendo questo lavoro coinvolgendo la conferenza Stato-Regioni, coinvolgendo gli enti locali per far sì che questa volta tutti siano in grado di essere preparati ad affrontare la situazione evitando lockdown e problematiche a tutta la nostra economia. Questa è la nostra risposta. Abbiamo pronta una campagna educativa e informativa che aiuti i cittadini a capire come ci si deve comportare, che non bisogna abbassare la guardia, dove va indossata la mascherina, dove magari si può essere un pochettino magari più tolleranti e non metterla. Cioè, tutto questo è predisposto in un piano. Questa è la domanda che noi stiamo facendo, perché la cosa migliore per noi che siamo all'opposizione in termini prevalentemente costruttivi è quella che il ministro Speranza risponda a questa interrogazione, venga in aula e ci dica qual è il piano. Del piano ne prendiamo tutti atto, siamo consapevoli e aiuteremo noi stessi a informare i cittadini dell'esistenza di questo piano. L'importante, ministro, è che questo piano ci sia, perché noi oggi questo piano non l'abbiamo ancora visto. Tutto qua. Questo è lo scopo del nostro intervento. Quindi, anziché pensare allo stato di emergenza, il 31 di gennaio era stato dichiarato lo stato di emergenza, ma non è che dichiarandolo siamo sicuri di garantire la salute dei cittadini, perché abbiamo visto poi quello che è accaduto. Non è formalizzando un atto che siamo certi che le cose andrebbero bene. Qui ci vuole davvero un piano di prevenzione. Bene, fatecelo vedere e noi siamo disponibilissimi a collaborare. Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini, ne ha facoltà.